すいません。 Cari amici, ben trovati. Siamo arrivati all'inizio dell'anno liturgico e l'anno A, è la prima domenica di avvento. Le letture che la Chiesa ci propone sono letture che incutono un po' di paura perché parlano di un arrivo, di una venuta imminente e c'è un'esortazione ad essere pronti. Pronti a che cosa? Ecco, di solito siamo abituati a vedere le gare di velocità quando c'è lo starter e dice pronti via ebbene anche per noi vale questo molto pronti a ricevere il signore nella nostra vita in ogni occasione ma soprattutto via cioè a partire ancora una volta per accogliere bene colui che verrà verrà nella gloria verrà a giudicarci ma non dobbiamo aspettare la parosia questo ritorno finale noi dobbiamo aspettare il Signore giorno per giorno e giorno per giorno il Signore si offre ai Suoi fedeli attraverso la parola, attraverso i Suoi ministri, attraverso la Sacra Scrittura, attraverso i sacramenti, per fare qualcosa, per rinnovarci. Questa... Noi siamo un popolo in attesa, il popolo di Israele attendeva il Messia, noi siamo un popolo che attende il Messia ma non soltanto nel ricordo del Santo Natale, ma lo attendiamo nella gloria, lo attendiamo anche nell'incontro personale, perché non tutti arriveremo alla fine dei tempi, tanti di noi andranno incontro al Signore prima, e questo incontro come sarà? Ecco, delle volte leggo sui giornali di Cuori Soli, persone che cercano l'amicizia, l'amore anche attraverso il giornale. Ecco, di, spesso immagino questo primo incontro, come sarà l'incontro con questa persona? Sarà bella, sarà brutta? Come sarà vestito? Sarà secondo i miei gusti? Ecco, prova a immaginare il momento dell'incontro definitivo col signore. Come sarà? Questo dipende da noi, perché noi abbiamo una certezza che Dio in Cristo Gesù si dimostra il Dio fedele, il Dio che mantiene gli impegni. Allora questo incontro con Gesù nella mia storia, anche nell'incontro definitivo, sarà un incontro felice, un incontro nella gioia. Perché il Signore non mente, il Signore è venuto nella nostra storia per darci la certezza della vita eterna, perché incarnandosi ha vinto quello che ci spaventa di più, ha vinto la morte nella sua carne. Allora ecco, questa esortazione del Vangelo, state attenti, state pronti, lo dice anche San Paolo nella lettera ai, ai Romani. Dice, Questo è un tempo favorevole perché la notte è, è, è avanzata, il giorno è prossimo a venire. Ecco, indossiamo le armi della, della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Eh sì, perché è di notte che si va a rubare di solito, quando gli altri non ci vedono. Invece il cristiano è colui che opera alla luce e nella luce di Dio. Diamo uno sguardo al Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Che bella questa esortazione. Noi non dobbiamo essere belli soltanto per l'occasione, lo possiamo fare nella vita ordinaria, in occasione di matrimoni, di feste, di cerimonie, indossiamo l'abito bello. Il cristiano è colui che indossa sempre l'abito battesimale, perché ogni momento potrebbe essere il momento dell'incontro definitivo con il Signore. Ecco, perché tenetevi pronti. Dobbiamo essere come le Vergini sagge, dobbiamo avere le lampade e dobbiamo avere l'olio. Quante volte ci capita di leggere un necrologio? E noi diciamo: ma come è successo? Ieri l'ho visto, ma ieri stavo così bene. Beh, il Signore non ci manda prima la raccomandata. Noi dobbiamo essere sempre pronti. Ma mi ponevo una domanda. Essere pronti per ricevere chi? Gesù ha visto che i suoi discepoli lo, lo guardavano, lo sanavano, lo ammiravano perché vedevano grandi miracoli. Per cui Gesù fa una domanda. La gente chi dice che io sia? E poi? E voi chi dite che io sia? Questa attesa sarà veramente trepida, sarà veramente piena di opere se io so chi sto aspettando. Perché se arriva un amico con cui mi incontro tutti i giorni, ecco, poi magari viene a casa mia, non è che faccio chissà quali preparativi, ma se a casa mia venisse il presidente della Repubblica o intanto per dire il vescovo, beh, eh, la casa la preparerei. Per bene, metterei tutti in ordine i fiori, ecco, tutti gli ornamenti, i quadri. Perché devo essere pronto a incontrare Gesù? Perché Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è colui che ha dato la vita per noi. Allora, al di là di, di tutti i preparativi che facciamo perché è Natale è vicino e quindi i regali, questo clima, tutto quasi poetico, noi dobbiamo invece prepararci veramente a incontrare Gesù, giorno per giorno. Perché quando impariamo ad incontrarlo giorno per giorno, a leggere nella nostra storia, negli eventi di ogni giorno, a leggere la presenza di Gesù, allora anche l'incontro finale non sarà terribile come qualcuno lo vuole fare apparire. Allora la notte avanzata, eh, questo giorno... Che si sta calando, per noi significa che è un giorno in meno che ci resta da vivere. Questo ci dovrebbe spaventare. No, mettiamoci in atteggiamento di, di ringraziare il Signore, perché il Signore ecco, ci dà anche eh, i mezzi per interpretare i segni della, della nostra vita. Gesù ci invita a guardare la natura. Quando il fico mette i germogli, significa che la primavera è vicina. Quando noi avvertiamo anche la stanchezza del nostro corpo, l'affanno, sappiamo che l'età avanza. Ma tutto questo ci deve far essere ancora più prudenti, perché noi non sappiamo, non sappiamo l'ora del, del nostro, in, nostro incontro definitivo con lui. E allora sforziamoci ogni domenica accenderemo una candela. Ecco, accendiamo ancora una volta la candela del nostro battesimo. Ricordiamoci che noi siamo figli di Dio. Allora questo ritorno di Gesù nella gloria per noi significherà il ritorno del Padre che viene ad abbracciare il Figlio. Noi avanziamo con tanti, con tanti affanni, dicevo prima, con tanti problemi, con tante cadute. E allora incoraggiamoci a vicenda, cerchiamo di vedere il volto di Cristo nel volto del fratello che ci sta a fianco, evitiamo i lindici come ci dice San Paolo, evitate le lussure, le impurità e tutto ciò che ci impedisce di vivere bene, ma soprattutto non facciamo come quelli che al tempo di Noè non hanno capito niente, si sono data alla pazza gioia, hanno deriso Noè che preparava l'arca. Prepariamo anche noi l'arca della salvezza, questa arca che ci viene data dalla Chiesa giorno per giorno. È la Chiesa, la nostra arca di salvezza, perché è vero che Cristo agisce in tutti, ma soprattutto agisce nella Chiesa, perché diventa per noi questo corpo mistico in cui noi possiamo maggiormente gustare. Allora ecco, prepariamoci degnamente. Alla, sia a Natale sia al ritorno del Signore, fra poco nella Santa Messa diremo: nell'attesa della tua venuta, ecco, Signore, fa che nell'attesa della tua venuta non possiamo consumare l'olio, ma possiamo averne una riserva sufficiente affinché quando tu verrai ci possa trovare vigilanti. Che bello il salmo che noi chiamiamo De Profundis come la sentinella aspetta l'aurora. Ecco, noi così ti vogliamo aspettare, attenti, vigilanti, ma desiderosi di incontrare la luce del giorno, il Cristo Signore, luce del Padre, luce della nostra gioia e luce della Chiesa. Buona domenica a, tutta, a tutti e arrivederci al prossimo incontro.